Buongiorno ragazzi, sono SuperSimo64 qui con il nono episodio della mia Nuzlocke di Pokémon Rosso Fuoco. Nell'ultimo episodio abbiamo affrontato Giugno nella MN Anna. Dopo aver raggiunto città chiamata Aranciopoli. In questo episodio continueremo verso destra, ma non credo che affronteremo la palestra. Probabilmente la faremo nel prossimo episodio. Per il momento non so se esplorare il percorso 11 o se andare nella caverna Diglett. Io direi di esplorare il percorso 11. Yay! Non imbrogliare. Come faccio ad imbrogliare? Bene, catturiamo un Pokémon. Impariamo acido. 40, andiamo con al posto di Velen Polvere. Adesso catturiamo un Pokémon. Let's see. Cos'è? Wow! Drowsy! Livello 13? What? What? Taglio. Perfetto, andiamo con una Pokéball. Andiamo, Pokéball. 1, 2, 3. Perfetto, abbiamo catturato Drowsy, che è estremamente indietro. Sì, ti chiameremo... Blech. Blech. Benvenuta Blech. Okay. Uccidetevi. Benvenuta Blech nel team, ma non ti useremo per il momento. Preferisco tenere i Pokémon che ho al momento. Peccato perché sei troppo indietro di livello e non voglio spendere troppo tempo a farti salire. Oh, buongiorno. Yay. Oh my god, ci sono un sacco di allenatori. Mi sa che da qua velocizzerò a questo punto, perché ci sono milioni di allenatori in questo posto. Quindi velocizzo. God. È bello avere la tosse. Fucking hell. Ah. Oh my god. Continuiamo da questa parte. Let's go. Possiamo anche salire. What? Tipo un lounge questo. Possiamo vedere. Bene, continuiamo da questa parte. Sempre percorso 11. Percorso 12. Snorlax. Ok, suppongo che per continuare dovremo o superare la caverna di Diglett o battere la palestra. Quindi sapete cosa vi dico? Super efficace contro elettro terra, di cui non ho nessuno. Fatemi vedere un attimo. Ok, fa doppio a volante, quindi wow, però fa
metà a erba. Quindi io direi che Shrim, nonostante non abbiamo nessun Pokémon che è super efficace contro Electro, sarà la nostra migliore scelta. Vediamo. Americano illuminato. Non è posto per bambini. Pikachu. Wow. Non è stato difficile. Non è stato difficile battere l'allenatore. A questo punto affrontiamo la palestra oggi, no? No? Sono solo io che lo penso? Io direi di sì. What do you want? Bene, vediamo cosa c'è. Cosa dobbiamo fare? Suppongo che dobbiamo trovare roba. C'è roba qua dentro? No? Sarà dentro uno. Scommetto che sarà tipo nell'ultimo cestino. Oh! Ah, ok. Perfetto. Erano gli ultimi che ho guardato. Quindi questo sarebbe... Io direi di andare subito contro l'americano elettrico, qualunque nome tu abbia. Let's go! Ehi tu, cosa ci fai qui? Non ce la farai a vincere, puoi contarci. Devi sapere che i Pokémon elettrici mi hanno salvato in guerra. Hanno paralizzato i miei nemici. Per quello che succederà a te! Oh my god, parte la sfida contro... LT Surge Voltorb. Andiamo con Semitroglia. Ok, assorbimento. E un'ultima Semitroglia. Perfetto. Uno è andato. L'unico piccolissimo problema è che Shrim sta per morire. Quindi vai Crandox. Siamo un po' troppo forti, devo dire. Raichu! Oh my god, ok. No, non fate questa cosa del doppio team. Ultimo? Avevamo Fossa! Che era di terra! Motherfucker! Oh my god! Crandox. Oh my god, brutti colpi. Banten. Sono tutti. Oh my god. Mister, devi solo fargli un pochino di danno. Oh my god. Mister è andato. Oh my god. Tutti questi Pokémon. Quanta velocità. Velocità 25. Crandox quanta ne aveva di velocità? 63. E Mister? Ne aveva 29. Quindi sicuramente più veloce di Shrim non posso mandarlo. Devo mandare uno di questi. Chi mando? Chi è che ha la difesa più alta?
Oh my god, abbiamo perso due Pokémon. Oh my god, abbiamo perso due Pokémon. Difesa speciale. Proviamo a mandare Jarnel. Vai Jarnel, non mi deludere, please. Please. Ok, più veloce. Perfetto. Dimmi che non hai più Pokémon. Yes. Oh my god, abbiamo perso Crandox. No. Oh no. Perché proprio Crandox? Fuck. Medaglia tuono. Onda shock. Bene. Oh no. Crandox, brutti colpi. Motherfucker. Oh my god. You serious? Fuck you, musica del centro Pokémon. Ragazzi, è arrivato il momento di dire addio. Dopo un sacco di tempo dalla nostra ultima morte, è arrivato il momento di dire addio al nostro starter, Crandox. Fuck. Posso parare? Ragazzi, voglio tenerlo. Crandox! Perché brutti colpi? Brutti colpi. Fuck. Oh, non sapete quanto sono arrabbiato. Beh, Crandox, mi dispiace, ma è arrivato il momento di dirci addio. Saresti diventato un bellissimo Charizard. Ah, Crandox, ti ho sempre amato. Sei sempre stato il mio starter preferito. Bye bye, Crandox. Hey, mister, whatever. I don't care. Bye bye, mister. Oh my god, abbiamo 4 Pokémon adesso. Tutti volanti. E Drowsy. Che di cui vedremo le mosse in un secondo. Fuck. Adesso non solo mi sono morti 2 Pokémon, ma devo anche editare di più il video adesso. Oh my god. Oh my god. Stavamo andando così bene. Stavamo andando così bene. Adesso ho 4 Pokémon volanti. 3 Pokémon volanti e uno d'erba e uno psico. Mother Jesus. Pochissime statistiche tranne evita il sonno, questo va bene però. Botna. No, non riesco più a parlare, ragazzi. Sono rimasto scioccato. Botta, ipnosi, inibitore, confusione. Vabbè, ti dovrò far salire di livello off camera. Ma neanche troppo, perché a quanto pare siamo già troppo forti. Pensare che sia morto Crandox non mi dà così tanto fastidio come pensare che è morto con un brutto colpo contro un Pokémon che non era nemmeno super efficace. Se solo avessi usato Fossa! Se solo avessi usato Fossa! Vabbè, ragazzi, vorrei continuare l'episodio, ma preferirei fermarmi qua. Abbiamo affrontato la palestra. Perso 2 Pokémon. Prossima volta ci affronteremo la caverna di Diglett. Si chiama così, vero? Non è che lo sto chiamando nel modo sbagliato per tutto questo tempo. Io sono Grotta Diglett. Io sono stato Super Simon 64. E alla prossima. Bye bye.